Natale 2020 sarà, come il resto dell'anno, diverso dal solito. Il governo discute ancora di cenoni, su quanta gente invitare a tavola, spostamenti fra regioni, negozi e su quando spostare la messa solenne. Ma ci sono cose che nessun DPCM può vietare, le tradizioni, quelle più vere e radicate. Giovanni Matrone, 77enne di Bosco Reale, vive come ogni anno il Natale circondato da sughero e piccoli materiali, intento a lavorare al presepe che da anni lo rende tanto orgoglioso. Ogni volta che non ho nulla da fare, ci ha raccontato, mi viene l'idea e mi metto a lavorare, è il mio passatempo. Un passatempo che, in anni di impegno, ha reso il presepe un vero e proprio capolavoro di quasi 2 metri. Non posso aggiungere più niente perché altrimenti non entra più in camera, ha commentato. Nonostante i limiti, Giovanni ci lavora tutto l'anno. Qualche volta aggiunge una struttura, altri meccanismi più elaborati per creare movimento e vita in quel paesino in miniatura. L'edificio di cui va più fiero è una piccola chiesetta ottocentesca in un angolo della composizione. L'unico premio dell'artista è la gioia dei figli e soprattutto dei nipotini, che con curiosità si perdono ore davanti all'opera del nonno. A loro piace, ma non posso insegnarglielo, non hanno la pazienza. Ogni anno Giovanni finisce le ultime rifiniture per dicembre, monta il presepe, ma nei primi del mese lo porta a casa del figlio a Pompei per farlo esporre a lui. Una passione che unisce la famiglia senza la necessità di cenoni e regali, il gesto d'amore di un anziano che con precisione ed attenzione lavora incessantemente per regalare ai suoi nipotini il vero spirito del Natale.